night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Allora, l'altro video mi si è stoppato a 43 minuti. Comunque, ora preparo una macchina e la porto dentro. Prima però mi cambio perché non voglio conciare questi vestiti. Allora, prima mi venite a dire che qui c'è già l'olio, eccetera. È vuota.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I'm a rebel. Like they're on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all right. Faccio vedere. Quanto olio c'è? Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all the bamboo. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Io direi che siamo a secco, asciutti e puliti. Non c'è un minimo d'olio. Io sto buttando giù litri di sudore. Questo ventilatore funziona? Guardate che fiammata, eh? Bip l'ha fatto. Qualcosa si è acceso. Funziona, funziona, funziona. Almeno passa un po' d'aria. Che fa così?
Vabbè, funziona così e fanno funzionare così. O è la spina di corrente. No, no, funziona così. Vabbè. Ma di po'. Ora si comincia. Questo si mette qua sotto. Aspetta però. Vediamo un po' se ci va. Ho messo le tavole in terra proprio per rialzare la macchina e mantenerla dritta per far entrare quel contenitore che mi ricordavo non c'entrava e niente, mi tocca alzare la macchina col click per farla andare sotto. Tanto la coppa dell'olio comunque scaria, però non volevo alzare la macchina perché poi dopo il click mi sta nel mezzo. Però se io la mando indietro dovrebbe abbassare il culo e alzare il muso, non cambia nulla. Cambia nulla. Fammi andare sotto perché non voglio far danni. Infatti. Sì. Basta. Ok, ora ci siamo. Un altro po', vai. Tanto. Ora, se ci andava la 24. La 24. Non si può sudare così. Porca miseria. Poi
serve la chiave del filtro dell'olio. Cioè, è qui, vero? Spero. Che se non è qui, e scende il creato, a moccoli. Eccola, eccola. Allora. Luce, vieni con me. Allora. 30, 24, eccola lì. Ah, non è una 24. Andiamoci con la 27. Ok. Essere 27. Appoggiamo in macchina. Ho cambiato i cuscinetti. Ha cambiati? Sì. Ma l'ha fatto a te? No, l'ha fatto a Citi. Ah. È andato da Citi e l'ho fatto fare. Quanto ti ha chiesto? 70 euro. Ah, nemmeno tanto. Vai. A posto, ora non fa più rumore, non fa più nulla. Ah, meglio così. Brucia, cazzo! Io vado... Va bene. Minchia! Ok. Allora, così si stringe, quindi verso il culo della macchina si stringe, verso il muso si allenta.
scusate, mettetevi qui. Sono senza uno straccio. Oh, porca di bella miseria, ragazzi. Non me ne vado da sopra. Ora vi faccio vedere quanto olio è uscito fuori, eh. Ricordatevi che dentro c'era 6 litri d'olio. Ora adesso è un grande mistrino. E che c'è con il lettore di scarico, l'alternatore. Mi tocca andare da sotto, via. Tocca andare da sotto, per forza. Brucia. Mare mamma mia, la ragazzi. Senza straccio e brucia. Sgronda, sgronda, io la tiro anche il tappo. Vediamoci a questa tuta là, tanto ormai questa tuta mi mangio più. Ma troia, brucia, strina questo. No, brucia, strina. Lo volevi il tappo figo, Giulio? Un alluminio così brucia, strina da morì.
Allora, vediamo quanti residui ferrosi ci sono. Pensavo peggio. Pensavo peggio. C'è una calamita sola, c'è un po' di sporco. Vabbè. Anzi, va benissimo, direi. Girato a secco, mi aspettavo qualcosa di peggio. Ora questo si rimette subito. Ok. Questo. Come al solito c'è. Vabbè. Vabbè. Allora ragazzuoli, monto il filtro dell'olio perché tanto se no poi continua a sgocciolare in terra e vi faccio vedere quanto olio è dentro a quella cisternina, quello a questo affare qui, via. Allora, filtro olio. Piccola accortezza.
Non me lo di, eh? Non me lo di. Scusate, eh? Oh! Una lampadina così, eh! Come? In questo modo. A doppio filamento? Sì. Ce ne dovrebbe avere. Devo guardarli a casa però. E no, la figlio lunedì. La l'elettrico. No, a me ce la dovrei avere. Ora qui nel garage no, ma lì a casa sì. Allora perché non ci va? L'avevo messo storto io. Ok. Ora venite con me qui sopra un attimo. Vedete qua, sì, ora vi faccio girellare un po'. Faccio girellare un po' perché ora metto questa singola stagnina dentro il motore. Secca e vuota. Venite qua.
Ah no, c'è quest'altro imbuto. Preciso. A posto. Ora vi mostro quanto olio c'era qui dentro, Si presenta così ora. Questa è una stagna da un litro, giusto? Una stagna da un litro, c'è andato tutto l'olio, quindi già capite che dentro il motore forse c'era un litro, ma nemmeno, perché qui siamo a 800 grammi, millilitri, scusate. Qui siamo a 600. E l'olio è qui. Anzi, eccolo qua. Nemmeno 620 grammi di olio. Capite? Quando dico che conosco la macchina, conosco la macchina. Ora, un litro ce l'ho messo. Uno, due. Tre, quattro. A tua sorella. Cinque. Cioè, fidatevi quando dico che non è un problema dello strumento, perché lo strumento funziona. Fidatevi quando dico che non c'è olio nel motore, che già lungo la strada, per come cammina la macchina, a me mi dà la sensazione che ci sia qualcosa di diverso. Che la conosco fin troppo bene. Quando c'è qualcosa, una mancanza d'olio, come in questo caso, nelle accelerazioni si fa sentire la differenza. Che ti lascia a piedi, se hai un minimo di attenzione già capisci qual è l'eventuale sintomo. Vada un po', e questa cosa lì la faceva, cioè la faceva, lo fa anche la 1600. Il motore è il solito, cambia la cilindrata, cambia la gestione elettronica, però il motore è il solito.
queste sono macchine che se ci stai un attimino attento a piedi non ti ci lasciano. Capito? Ora ci ho messo dentro i 6 litri d'olio. La macchina sotto non gocciola. Ok. E ora vi faccio vedere la differenza. Eccolo qua. Lo vedete? A livello massimo. Quindi il filtro dell'olio ora non è carico e faccio una cosa come ho sempre fatto. Questo si è raffreddato, sì, ok. Dunque, mi posiziono un attimo da un'altra parte. Qua ragno, anzi no,